Yuri, dimmi che hai una pista su Martin Lee. Abbiamo il video di un tizio in un bar che l'ha ripreso mentre saliva su una berlina nera dopo lo schianto. Berlina nera, bene. Fammi finire. Abbiamo parte della targa e una delle mie pattuglie ha identificato un'auto compatibile. Una berlina nera in un parcheggio tra Canal e Hudson. Sei in gamba, Yuri. Vado subito. Spider-Man. Pronto? Mi ricevi? Dottor Michaels, da dove chiama? Ho preso in prestito una radio dalla Sable. Probabilmente diffonderanno il respiro del diavolo nei trasporti pubblici. Aeroporti, terminal, stazioni. Da lì si propagherà come un incendio. Perché la Oscorp sta sviluppando un'arma biologica in città? Non si usano più i bunker nell'Artico? Norman tiene molto al respiro del diavolo. È la sua ossessione da decenni. Il progetto infrange qualunque legge statale e federale in materia, ma a lui non interessa. Se si viene a sapere, può dire addio alla rielezione. Non solo. Sarebbe processato all'AIA per crimini di guerra. Perché me lo sta rivelando? Non è colpevole tanto quanto Norman. Sì, senza dubbio. Ma le azioni di Lee mi hanno aperto gli occhi. Troppo a lungo abbiamo ignorato i rischi del progetto. Mi fido di te, Spider-Man. Sei l'unico che si batte per la giustizia. Ti prego, proteggi la città dai nostri errori. Diamine, niente respiro del diavolo. Devo avvisare Mary Jane. Mary Jane Watson, lasciate un messaggio comprensibile e vi richiamerò appena posso. Che stai combinando, MJ? Standish sostiene che i demoni cerchino qualcosa a Grand Central. Ma che cosa potrebbe essere? Forse dovrei chiamare Peter e avvisarlo che mi trovo qui. O forse meglio di no. Mi direbbe di tornare a casa e di incatenarmi al computer. Darò un'occhiata veloce e poi lo aggiornerò. Fino a pochi anni fa, le tute mimetiche ottiche erano gadget da fantascienza. Forte. Ma con i dispositivi a risonanza magnetica presentati da Oscorp, i campi di orientamento sono reali. Fammi provare. Incredibile. Forte. Se doveste notare qualsiasi attività sospetta, rivolgetevi al più vicino agente di sicurezza. Dovrei controllare quegli schermi Oscorp. Focus, il rivoluzionario bioamplificatore Oscorp rafforza il sistema nervoso dell'organismo, consentendo di restare svegli e attivi per oltre 72 ore senza effetti collaterali. Oscorp desidera offrirvi il dono più prezioso, il tempo. Non male. Alla Oscorp crediamo che la miglior difesa sia l'attacco. E quando si tratta di combattere l'inquinamento atmosferico, siamo armati fino ai denti. Signor Lee. Sarà più semplice per tutti se resti calma e fai come ti dico. Aiuto! Polizia! No! 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 Amo! Thank you.
Mi passi il sindaco Osborne. Chi parla? L'uomo che sta cercando. Cosa vuoi? Ti voglio al Grand Central Terminal entro mezz'ora. Da solo. Non farei versare altro sangue. MJ, sto arrivando. Sei ferita? No, sto bene, ma fai presto. Arrivo prima possibile. Ma che ci fai a Grand Central? Ti spiegherò dopo. Ascolta, lì sta per diffondere il respiro del diavolo. Devi andartene. Non agirà fin quando non sarà arrivato Norman Osborn. Quindi era questo il piano di Lee fin dal principio? Incolpare Norman costringendolo a diffondere il respiro del diavolo? Potrebbe avere senso per una mente disturbata. Ok, ci sono. Sto entrando in stazione. Devo fare attenzione a qualcosa. Sta pattugliando la zona con dei droni. Era preparato al tuo arrivo. Non preoccuparti, sono nei condotti dell'aria. Vedi un punto d'uscita sicuro. Respira, respira. L'angolo sud-ovest. Vado subito. Se mi avvicino, i droni mi noteranno. Ok, manteniamo la calma. Vedi quel tablet? Controlla i droni. Puoi prenderlo? Sì, se tu li distrai. Magari senza farti sparare. Sono pronto, aspetto te. Ok, sono pronta. Arriva. Soma? Sei Kendo? Ok, vai. Non mi arrendo senza lottare. Shandong Inshong. Fermo! Proviamo a calmarci. Ting! Sono una giornalista. Ho una linea diretta col sindaco Osborn. Posso fare in modo che arrivi qui in tempo. Come? Prima, lascialo. Li Shenzhen, questa 记者说他知道怎么找到 Osborn. 遵命. 把他带到这边来. 跟其他人分开, 李先生马上就到。 Pia. Presto! È fatta. Brava, ora ti porto via da qui. È il respiro del diavolo? A quello penso io. No, siamo partner. Ne parliamo dopo. Queste persone potrebbero morire. Anche tu, non lo permetterò. No, ho scelto di essere qui, è un problema mio. Che significa che l'hai scelto? Non mi piace, sono in troppi. Allora inizi a metterli KO. In silenzio. Ancora troppo vicini. Ora. Tenta di dividere quel gruppo.
Vedo se riesco a separarli. Prendilo. MJ, sapevi che Martin sarebbe stato qui? Non proprio. Che vuoi dire? Sospettavo potesse accadere qualcosa, ma non questo. Perché non me l'hai detto? Pensavo fossimo partner. I partner si fidano l'uno dell'altro. Che significa? Io mi fido di te. Sì, quando sono a casa seduta al computer. Oh, andiamo! Possiamo pensare a salvare la città per ora? Stendilo. Devo superarlo. Sono pronto. 无人机还戒备着吗? 控制机在手上, 不过... Fermo! 如果他逃掉了... Devo superarlo. Sono pronto. 无人机还戒备着吗? Avanti. 如果他逃掉了... Ah! Avviate il timer. Tienili impegnati, io penso al respiro del diavolo. Sai quello che... Ok. Il blu è collegato alla batteria. Il giallo ha una ventola. Quello rosso ha un piccolo punto esclamativo. Allora, il primo passo è scollegare i fili dalla batteria. Segui i fili fino all'altra estremità e staccali da quel lato. Allora, scollega i fili dalla batteria. Ok, ho staccato il primo filo. Ora passa al secondo. Cosa? Il timer si è aggiornato a 30 secondi. È un circuito a cascata. Poi tocca alla ventola. Sì, poi l'ultimo. Ma devi sbrigarti. Ok, ora quello rosso. Finito. Ce l'hai fatta! Wow! Sì. Ora portiamo in salvo queste persone. Mi servirebbe l'aiuto di Spidey. Ci sei? Giusto. Apro un passaggio. Ma fallo in silenzio. Certo. Bene. Devo pensare all'incolumità degli ostaggi. Facci una dormita. Perché lì si ostina a terrorizzare New York? Devo eliminarne qualcun altro, poi potrete muovervi senza rischi. Fai presto. Ok, MJ, è ora di andare. Ricevuta. Presto, seguitemi tutti! Non ho altra scelta! MJ, ce l'avete fatta? Sì, sono tutti al sicuro. Ottimo lavoro. Ehi, Peter. Sì?
quando avrai finito faremo un discorsino. Sì, immagino. Chiunque faccia infuriare MJ ha tutta la mia solidarietà. Spero di non... Ragazzi, una curiosità. Grand Central ha il piano interrato più esteso di tutta New York. Forte, vero? Potrebbe accogliere metà del ponte di Brooklyn. Ah, concordo. Rimpiango i bei vecchi tempi. È una New York che non esiste più. Comunque, potrei dirvi curiosità per ore, ma devo impedire al vostro boss di... Finalmente. Scusa il ritardo, è un brutto vizio. Si sta stancando. È il momento di chiudere i conti. Sei malato. Devi farti aiutare. Può ferirmi. No, non più. Niente freni? D'accordo. L'ultima volta ha funzionato. Yuri, c'è un cantiere tra la 42esima e la prima. L'area resterà chiusa ancora un mese, perché... Prossima fermata, il carcere.
laboratorio. Davanti! Mary Jane Watson, lasciate un messaggio comprensibile e vi richiamerò appena posso. Ehi, sono io. Se vuoi parliamo. Però puoi scrivere. No, 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 non finita in quel senso! Di no. Ah, sì, ottimo. Meno ottimo. Ah, a che deve pensare? Oh, tu dici? Grandioso. Ce l'hai fatta. Lì è diretto a Rat. Il respiro del diavolo è in mano alla Sable. Come ti senti? Come mi sento? Quanto tempo ho per rispondere? Non molto. Le tue bravate si traducono in altre scartoffie per me. Ma ci tenevo a dirti... bel colpo. Grazie, Yuri. Ne avevo bisogno. Per colpa di lì ho trascurato la città. Meglio tornare agli affari dell'amichevole ragno di quartiere. Il tesserino della ESU del mio semestre come assistente. Non ho avuto tempo per proseguire, ma in futuro mi piacerebbe insegnare di nuovo. La ricetta della torta di grano di zia May. Non mi è mai venuta come la sua. Senza dubbio avrete sentito parlare dei tumulti all'Empire State University. Stavolta non è stata la classica combinazione di sbornie minorili, millennial viziati e ormoni allo sbaraglio. Le autorità non si sbottonano, ma le mie fonti affermano che i demoni hanno drogato gli studenti, trasformandoli in macchine di morte. Che ne è stato di questa città, signore e signori, se dobbiamo temere i nostri stessi figli, i nostri vicini o perfino l'amore della nostra vita? Siate vigili, restate in guardia e tenete d'occhio quel barista con la crocchia che sta preparando il vostro cappuccino magro, o potreste essere i prossimi! Attenzione, segnalata effrazione. Direzione sud di Houston. Ho indossato questi guanti da elettricista nel mio primo scontro con Electro. Mi hanno suggerito l'idea del costume isolante, che poi mi avrebbe salvato più volte. Sono...
la situazione sembra di nuovo sotto controllo. Forse Peter Parker dovrebbe tornare al laboratorio. Sparatoria, attenti a terra. Doc? Parker! In tempo per un brindisi. Brindisi? Ehi, ma dove sono le braccia? Oh, wow. Pazzesco. Ma come ha fatto? Rete neurale intracranica. Velocità di trasmissione sotto il nanosecondo. Maggiore dei segnali interni al cervello. Figuriamoci di una protesi esterna. È fatta, Peter. E nessuno può toglierci il merito. Fantastico. E la tua rete neurale è stata la vera svolta? Ma non è ancora pronta. Ci sono troppe incognite. Ma meraviglia. Su, da un'occhiata. È straordinario. Un piccolo errore. Un picco di voltaggio. Si può risolvere. Vediamo se funziona. No, questo è peggio del previsto. Ora dovrebbe stabilizzarsi. Maledizione, il picco è a cascata. Non so se posso risolverlo. Andiamo. Non ci siamo. Doc? Dottore, forse c'è un problema. I problemi sono ovunque se li cerchi. Ma la fortuna aiuta gli audaci. Ora mostriamo al mondo la nostra opera. Otto, la nostra rete non isola i neuroni motori. Se avesse effetti su altre zone del cervello, inibizioni, umore, dico solo che servono più test. Basta con i test! È la prima volta in vita mia che non mi sento un fallito. Mi sento solo meglio. Lei non è un fallito. Ma così rischia danni permanenti. La prego.
Coraggio. Manca poco. Devo solo testare meglio. Vai. Vai. Va tutto bene? Sì. Grazie. Per tutto. Siamo in diretta dal Grand Central Terminal per ascoltare le dichiarazioni del sindaco Osborne. Martin Lee è dietro le sbarre. Io mantengo sempre le mie promesse ai cittadini. I newyorkesi devono prendere una decisione che potrebbe cambiare il destino di questa città. Il giorno delle prossime elezioni, ricordate quello che ho fatto. Oggi possiamo sentirci tutti più sicuri. Bugie! Tu non immagini quello che ti aspetta. Dovrei sentire Miles. Pete? Ehi, Miles. Volevo chiederti come hai preso le notizie su Martin Lee. Ascolta, se decidessi di lasciare quel lavoro, io e zia May capiremmo perfettamente. Quando l'ho saputo, volevo tirarmi fuori. Poi ho ripensato alle parole di mio padre. Un eroe è solo un uomo che non molla mai. È vero. Ammesso stia facendo quello che è giusto. Ti ho trovato io il lavoro, ma non sopporterei di saperti ingabbiato dove non vorresti. Queste persone non hanno colpa per i crimini di Martin Lee. A loro serve aiuto e io sono qui per questo. È quello che papà vorrebbe e penso che sarebbe fiero di me. Sì, sono sicuro. E Miles, anch'io sono fiero di te. Se avessi voglia di parlarne, chiamami. Grazie, Pete. Vado ora. Devo sbrigare delle faccende per May. A dopo. Comando Sable, situazione attuale a Koreatown. Punto di controllo assalito dai demoni. Peter! Ehi, stai bene? Sopravvivo. Sono preoccupato per te, gestisci questo posto da sola. A loro serve aiuto. Se perdo qualche ora di sonno, pazienza. Hai più avuto notizie del signor Lee dopo? No. Ma l'uomo che conoscevo era diverso. Chiunque sia diventato, io preferisco ricordarlo così. Allora, come va con MJ? Diciamo che, insomma, lei, beh, sai, è un po' complicato. Sincerità, è così che bene io abbiamo superato i problemi. Problemi voi due? Ma certo, soprattutto la vostra età. Tu sei sincero? Sa chi sei veramente? Ehi, alza un po', voglio sentire. Un portavoce della polizia ha confermato che questo era il camion con il dispositivo usato nell'attacco al Grand Central Terminal. Ah, oh, non finirà mai. Peter! Watanabe, lasciate un messaggio. Yuri, dove sei? Chiamami appena possibile. Spero che il respiro del diavolo sia ancora lì. Al sicuro. Se quel camion finisse in mano ai demoni, le conseguenze sarebbero disastrose. Magnifica!
dirigente. Il responsabile dell'attentato al municipio è stato finalmente consegnato alla giustizia e si tratta di... Il respiro del diavolo non è più un problema, ma c'è di peggio. Riker! Dobbiamo sbrigarci! Salta su! Che succede? È stato un attacco coordinato, orchestrato dall'esterno. Tutti i bracci della prigione sono compromessi. Tra qualche minuto l'intera popolazione di Riker potrebbe riversarsi sulla quinta strada. Invece il raft? Dovrebbe tenere. È una struttura di massima sicurezza alimentata da una rete elettrica autonoma. Bene. E il respiro del diavolo? Ci pensa la Sable. Ti fidi di loro? Che alternative ho? Oh oh. Non hai messo la cintura! Arrivo! Qualcuno ha intrappolato lì dentro. Qualcuno lo riporti giù! Occhio! Mi hanno quasi... Avanti! So che siete lì fuori! Arrivano! Non c'è nessuno? Qui assaltano la mia auto! Ci penso io. Ehi, direttore! Vieni fuori! Devo metterli KO! Occhio! Potrebbe andar peggio. Al peggio non c'è mai fine. Pochi. Giusto
libretto, per favore! Ok, la situazione si direbbe sotto controllo. Scusa, ma il raft non era sicuro. Lo era. Andiamo. Magari non è grave come sembra. Apprezzo l'ottimismo. Ma per esperienza, se sembra grave, in genere è peggio. Occhio! Fiori! Sto scivolando! Presa! Resisti! Stai bene? Sì. Benvenuti alla festa! Giusto in tempo per qualche fuoco d'artificio! Libera uscita per tutti, gente! Electro, perché sta liberando tutti? Io vado al centro di controllo per valutare la situazione. D'accordo, io mi unisco alla festa. Adesso tornate tutti in cella e chiudete la porta a chiave! D'accordo? Per favore! In un carcere con i criminali che ho catturato nell'ultimo... È troppo bello per essere vero. Scorpion, mi scusi un minuto. Sono nel mezzo di una telefonata. Electro, Rhino e ora anche Scorpion sono a piede libero. Cosa succede nel resto della prigione? Stiamo riattivando le telecamere. Ti aggiorno a breve. Ok, io resto addosso a Electro. Pensavo fosse un inseguimento! Devo fermarlo! Ci andrò piano con te! Roca! Non l'accettano mai questa proposta! Oh, preso! Voltur! Da quanto tempo? Ci divertiremo un... Scusa, vado di fretta! Ok,
attivato il circuito di telecamere. Cosa vedi? Beh, sembra che l'intera popolazione del Raft sia evasa. Martin Lee incluso. E con lui siamo a 5 dei tuoi nemici giurati a piede libero. Per un attimo ho creduto dicessi sul serio. Sono serissima. Devo andare, alcuni di loro sono diretti in città. Continua pure, la festa è quasi finita. Elettro, fermo! Visto il mio nuovo costume? Bello! Dove l'hai preso? Un club esclusivo. Buona idea! Non dobbiamo neanche lottare, se non volete! Ma noi vogliamo entrare! Non provare a intralciarci. Avete tutto il vostro compito. E alla fine sarete ben ripagati. Via! In troppi anni, troppe menzogne. È finita, Norman. È l'ora della verità.
May, stai bene? Sì, bene. Potresti portare queste fuori? Sì. Lavorano giorno e notte alla ricerca di un antidoto contro il morbo. In città la quarantena è stata imposta ovunque. Dalla Sable International, che adesso controlla militarmente le aree di transito. In questo momento gli agenti tentano di contrastare i detenuti evasi da Riker e da Raft. Intanto, il sindaco Osborn ha incolpato pubblicamente Spider-Man per l'evasione di massa e per l'epidemia, bollandolo come fuggitivo. Ma non ha ancora fornito alcuna prova. E molti credono stia solo cercando di scagionarsi. Un'inchiesta del Bugle ha infatti dimostrato che il morbo è stato originariamente prodotto in un laboratorio illegale della Oscorp con sede a Manhattan. Il sindaco ha garantito che la Oscorp lavora a stretto contatto con l'NDC per lo sviluppo di una cura, ma le dichiarazioni non trovano ancora riscontro. Dottor Octavius, perché? Potevo fermarlo. Mi ha chiamato l'ospedale. Dicono che sei sparito. Non ho tempo da perdere. Secondo i dottori, hai 14 ossa fratturate. Quindi ne ho 192 ancora a posto. Ma grazie per l'aiuto. Il peggio è stato nasconderti alla Sable. Per loro adesso sei un bersaglio primario. Ne sono onorato. Che sta succedendo, Yuri? Non lo so. Sembra la fine del mondo. Forse lo è. A disposizione. Bene. Alcuni evasi hanno formato una banda e stanno imperversando in diversi isolati. Saccheggi, intimidazioni. Ne combinano di tutti i colori. Li metto in riga io. Che altro hai? Il sindaco ha ordinato a Silver Sable di trovare a tutti i costi Lee e Octavius. E lei sta rastrellando gente a caso, rinchiudendole in centri sparsi per la città. Pare stia ricorrendo persino a tecniche di interrogatorio estreme. Tortura, vuoi dire? Tranquilla, ci penso io. È la nostra città, Yuri. Riprendiamocela. Perfetto. I miei uomini stanno cercando i supercriminali. Ti aggiorno appena ho novità. Per ora, cerca di mantenere l'ordine in città. Squadre Sable, attendiamo aggiornamenti da Upper Chinatown. Pattuglia corazzata a rapporto. Nessuna traccia del bersaglio. Potrebbe aiutarmi a trovare un migliore equilibrio tra vita e lavoro, se avessi tempo di leggerlo.
Walter, ho provato a chiamarti tutto il giorno, stai bene? L'evasione di stanotte ha seminato il caos ovunque. Sto bene, zia May, tranquilla. Sono più preoccupato per te. No, non devi. Il rifugio è il posto più sicuro della città. Le altre sedi a nord non se la passano bene, ma qui la situazione è sotto controllo. Spero tu abbia ragione. Faccio un salto appena posso, zia May. Ti voglio bene. Anch'io, Peter. Rapina a mano armata in corso. Reato in corso nel West Village. Il primo modello di lanciaragnatele. Da allora ho migliorato la capienza del caricatore, ma il meccanismo di base è lo stesso. Spider-Man, i pezzi grossi evasi dal raft stanno assediando i distretti. Ai miei uomini serve una mano al più presto. Raggiungi un punto d'osservazione e ti spiego tutto. Vado. È Octavius? No. Due dei suoi amichetti. Il dottore lo stiamo ancora cercando. Sarò onesta. Quel tipo mi terrorizza. Temo sia il supercriminale più scaltro che abbia mai affrontato. Già. È quello che mi preoccupa. Ok, resisti, capitano. Agenti sotto il fuoco dei cecchini.